ragazzi, io sono Valentina e oggi voglio parlarvi di un argomento diverso e un po' particolare. Stiamo parlando delle esposizioni universali, le Expo, che sono manifestazioni che portano allegria e vivacità. Comunemente sono chiamate Expo, anche se il loro nome originale è Esposizione Universale. Sono le fiere del progresso, dell'industriosità dell'uomo, sono le vetrine per le opere d'arte e sono rivolte a un pubblico popolare. La prima Expo della storia si tenne a Londra nel 1851, cioè negli anni dell'età vittoriana e dell'industrialismo, e viene chiamata Great Exhibition. L'edificio principale in cui si svolse la manifestazione era il Crystal Palace, progettato da Paxton, e l'edificio rappresentava una novità perché era costruito in ferro e in vetro. All'interno inoltre vi erano statue e alberi che, oltre a dare un tocco estetico, rappresentavano anche il trionfo dell'uomo sulla natura. Questo edificio poi fu bruciato in un incendio. Un'altra edizione che voglio ricordarvi è quella di Parigi del 1889. Questa edizione è ricordata per l'utilizzo dell'elettricità su larga scala come fonte di energia alternativa al vapore, ma è ricordata soprattutto per la costruzione della Tour Eiffel, che era il simbolo della manifestazione ed era posizionata all'ingresso dell'area espositiva. Nel 1886 venne indetto un concorso per la realizzazione di una torre in ferro in occasione dell'Expo del 1889 e anche per rendere omaggio alla Rivoluzione francese e al governo repubblicano che si era appena instaurato. L'ingegnere Eiffel aveva già costruito una torre simile, ma ne progettò un'altra. Disegna 4 costoloni in ferro traforato, divaricati alla base per formare un'ampia area d'appoggio e la raccolti in un unico fascio che si assottiglia sempre di più andando verso l'alto. Il progetto vinse il concorso e nel 1889 la torre apparve in tutta la sua grandezza sulla folla di Parigi. La torre è alta 300 metri e ancora oggi è ammirabile, è diventata subito il simbolo di Parigi e quindi non è stata distrutta come invece lo furono tutte le altre strutture dell'Expo. L'ultima edizione di cui voglio parlarvi è quella del 2015 a Milano, che riguardava l'alimentazione. Il simbolo del Padiglione Italia e un po' di tutto l'Expo 2015 è stato l'Albero della Vita, che ha regalato grandi spettacoli con giochi di luce, musica e acqua ogni ora. La struttura è alta 37 metri in acciaio e legno ed è un chiaro rimando al Rinascimento italiano, visto come uno dei periodi più straordinari dell'ingegno umano, e anche alla Piazza del Campidoglio a Roma. L'albero è un simbolo di positività e rappresenta anche l'importanza di affondare le radici nel passato e nella tradizione per aprirsi poi a un futuro ricco di cultura e innovazione. Facendo un paragone, potremmo dire che come la Tour Eiffel è diventata un simbolo per Parigi, anche l'albero della vita lo è diventato per Milano, o magari lo diventerà ancora di più nei prossimi anni. Infatti, come la Tour Eiffel, anche l'albero della vita è rimasto nella sua collocazione originaria anche alla fine dell'Expo. Entrambe le architetture sono molto imponenti e invitano lo spettatore ad alzare lo sguardo e ad ammirare la loro bellezza. Detto ciò, la mia lezione per oggi è finita, spero vi sia piaciuta e vi sia stata utile. Alla prossima!